No, la Cappella delle Stimate ad oggi è preclusa ai non deambulanti. Era stato tentato un decennio fa un montascale, ma è una cosa improponibile, mentre invece così, ecco, si arriva a destinazione. La Cappella delle Stimmate di San Francesco sarà presto accessibile anche ai diversamente abili. Dopo l'inaugurazione della strada che porta al Santuario della Verna, questa è l'altra attesa novità dalla comunità dei frati minori e dai fedeli tutti. Lunedì prossimo, tra l'altro, il santuario accoglierà due reliquie di Papa Giovanni Paolo II in occasione dei 30 anni dalla sua visita al santuario. Si tratta di una veste talare bianca e una reliquia del suo sangue, che saranno consegnate in dono ai francescani e saranno esposte all'interno della Basilica accanto all'abito di San Francesco. Sì, allora diciamo che questi lavori sono stati pensati per il prossimo anno, quindi per l'ottavo centenario delle Stimmate, che è un po' l'occasione, ecco, per questa serie di grandi cantieri, insomma, che stiamo portando avanti. Questi giorni poi, ecco, è arrivato questo regalo gratuito, ecco, inaspettato da parte un'idea del Cardinal Comastri, dovuta poi alla generosità del Cardinal Givic, emerito di Cracovia, già segretario personale di Papa Wojtyla, che appunto ci regala questa talare bianca del Papa e la reliquia del suo sangue. Quindi nei 30 anni che ricorrono quest'anno, ecco, della storica visita, ecco, possiamo anche avere questo regalo. Senta, il Santuario della Verna in questa estate è stato visitato dai turisti, dai fedeli? Abbiamo sempre avuto grossi numeri e una discreta percentuale in più di prima del Covid, quindi il trend è un po' questo, insomma, di grande aumento di presenze. Intanto a settembre sarà Fra Guido il nuovo guardiano della Verna. Vediamo tanti pellegrini anche oggi che raggiungono il santuario, insomma, il vostro è un punto assolutamente ovviamente di fede ma anche di accoglienza. Sì, allora qui vengono, ecco, persone che mosse dalla fede, quindi che conoscono già San Francesco e quindi vengono, diciamo, per amore a San Francesco. Ma ci sono anche persone che vengono semplicemente per curiosità, perché è un posto bello, perché magari sono amanti della natura, quindi magari fanno il trekking tra il bosco di Camaldoli e noi, insomma, così. E anche perché ci sono anche delle bellezze artistiche, quindi ci sono vari motivi, ecco. Queste motivazioni portano, convergono nello stesso luogo, quindi tocca a noi frati minori, ecco, accogliere queste persone e aiutarle a cogliere il messaggio, ecco, polivalente, diciamo così, ecco, di questo luogo. Ovvio non è sempre facile, un conto è venire alla Verna d'inverno, dove magari il raccoglimento è più facile, un conto è d'estate, specialmente il mese di agosto, dove il grande afflusso può creare anche qualche disagio magari a chi cercherebbe maggior raccoglimento e così via. Però questo fa parte, ecco, del gioco della convivenza e quindi anche è necessario anche in questo caso un po' di elasticità per tutti, ecco, da parte nostra e da parte di chi viene.